Idee regalo sotto i 20 euro. Libro L'incubo di Alice nel Paese delle Meraviglie. Diverso dal solito perché è un game book e quindi interattivo, ci rende protagonisti. Alla fine di ogni paragrafo vengono proposte una serie di scelte ed in base a queste lo svolgimento della storia cambierà. Vi lascio di tutto ciò che vi faccio vedere i link di Amazon, da cui ho acquistato tutto negli ultimi anni. E poi, ancora più conveniente, ora perché c'è il Black Friday. Vi siete mai chiesti cosa sarebbe successo se Alice non avesse bevuto la bottiglietta con su scritto «Bevimi» o se non avesse preso il caffè con il cappellaio matto? Ora potete scoprirlo. Questa idea, a vedere così, non trasmette nulla, ma così trovo che faccia un effetto magico ed elegante. In dotazione il cavo USB per ricaricarla. E se volete regalare la luna a qualcuno, potete farlo. Questa è una lampada ricaricabile. Viene venduta con il filo USB, appunto per ricaricarla, e il telecomando con cui potete accenderla, spegnerla, cambiare colore e sceglierne la frequenza. Bianca così è la mia preferita, perché sembra di avere in casa una piccola luna. Collana argento con la luna. Sapete quanto io ami la luna e questa invertita nel passato veniva usata come amuleto di protezione per chi la indossava. Fiocchi ed elastici per capelli. Ve li faccio vedere tutti insieme, ma sono sette diversi. Tra questi c'erano anche di colore bianco e rosso scuro, che però io ho regalato. Sono delle clip per capelli. Questi in simil seta, dei tipici colori natalizi. Questo invece in seta nero è il mio preferito, rende particolare qualsiasi outfit e non rovina i capelli. Tra questi di velluto c'era anche il verde. Per ognuno in pratica sono due pezzi insieme, l'elastico e il nastro, che potete comporre come volete, anche usare uno solo dei due. Potete regalare il set oppure dividerli, così saranno più doni a poco prezzo. Set di perline. Sempre per il discorso che lo potete regalare intero o fare voi, piccoli pensierini da regalare. Questo ha anche vari ciondolini che ho già usato e pezzi per fare gli orecchini. Io ad esempio, tra le varie cose, avevo fatto questi estivi tema arcobaleno. Set di rullo giada e guascia.
L'ho regalato l'anno scorso e l'ho preso anche per me, perché mi piaceva tantissimo e poi è molto utile per il viso. E al tatto è bello freddo. Bullet Journal A5, olografico con elastico. All'interno ha anche due bustine e nelle pagine ci sono i classici puntini. Mi piacciono molto i quaderni fatti così. Li uso non solo come agende, ma anche per disegnare, perché i puntini, utilissimi, fanno da guida. È troppo carino. Mi rendo conto che queste siano idee un po' particolari, ma secondo me, appunto, essendo diverse dal solito, sono molto carine. Spero che vi siano piaciute. Vi auguro una giornata piena di magia.